La tematica di quest'oggi credo sia tra le più dibattute della storia del mondo Pokémon: il silenzio di Rosso. Perché il personaggio di cui nella prima generazione abbiamo vestito i panni appare all'interno della seconda generazione come muto? Una domanda storica per la community Pokémon che immagino tutti voi vi siate fatti o che almeno abbiate presente. E le risposte date sono altrettanto storiche se possibile. Tra chi ha sostenuto che il Rosso che incontriamo sul Monte Argento non sia altro che il fantasma del defunto allenatore di prima generazione e chi ha chiamato in causa malattie e mutismi vari di ogni sorta, ne abbiamo sentite davvero di tutti i colori. Eppure credo che se l'obiettivo fosse quello di scoprire la verità, quest'ultima sarebbe terribilmente banale. In seconda generazione Rosso si presenta muto per un semplice fattore simbolico. Il silenzio di Rosso è dovuto al fatto che nella prima generazione siamo noi a vestirne i panni e dunque in un certo senso siamo noi a dargli la parola. 3 anni dopo, sul Monte Argento, si è voluto mantenere questo aspetto come forma di citazionismo ai primi titoli. È tutto molto semplice se messa giù così. Il punto è che non voglio metterla giù così. Noi non vogliamo sapere, noi vogliamo capire. Vogliamo dare una spiegazione razionale, anche se la verità è molto più scontata. Ed una spiegazione razionale in questo caso non può che passare per la filosofia della scienza. Parlare di morte, malattia o mutismo è ragionare dal nostro mondo. Il che, visto che parliamo di un mondo completamente diverso da noi, ossia il mondo Pokémon, è logicamente errato. Quello che voglio fare in questo video è ragionare non da spettatore esterno, ma per quanto mi sia possibile calarmi nella realtà di Rosso, diventare Rosso e spiegare dal punto di vista di Rosso il suo mutismo. E dunque la prima domanda che dobbiamo farci non è perché Rosso taccia, ma chi è Rosso. Signori, benvenuti in questa nuova teoria Pokémon. Tanto per iniziare, Rosso è il personaggio di una realtà virtuale, il che sarà fondamentale più avanti nella nostra disamina per evitare di umanizzarlo eccessivamente. Ma c'è di più. Se io vi chiedessi di definirmi il carattere di Rosso, probabilmente nessuno di voi ci riuscirebbe se non inventandolo. Questo perché Rosso di fatto è un personaggio la cui personalità è svuotata per far spazio alla nostra. Di fatto è molto probabile che l'idea che vi siete fatti nel corso del tempo di questo personaggio sia molto simile per certi versi all'idea che avete di voi stessi. Eccoci al punto. Se di fatto il Rosso della prima generazione non è altri che noi stessi, quello della seconda generazione chi è? D'intuito potremmo dire che si tratta di un semplice guscio vuoto, insomma un essere senza anima, ma ciò non torna. Perché in prima generazione lasciamo Rosso come campione della Lega di Kanto, ma nella seconda ha già abbandonato l'altopiano blu per ritirarsi sul Monte Argento. Peraltro c'è un dettaglio molto interessante che ci permette di capire ancora meglio questo aspetto. In Pokémon Oro e Argento la madre di Rosso sostiene che il figlio non sia a casa da molto tempo e che per giunta non abbia nemmeno telefonato. Ma in prima generazione non esiste. Esisteva il Pokégear, probabilmente non era ancora stato inventato. Questo elemento in particolare ci fa capire che Rosso tra la prima e la seconda generazione ha compiuto delle azioni e che dunque in un certo senso possiede una personalità. Eppure nonostante ciò Rosso tace. Un silenzio non più dettato dal fatto che a parlare siamo noi, ma che gli appartiene in tutto e per tutto. Ed è allora solo dalla seconda generazione che si pone la domanda fatidica. Perché Rosso una volta liberatosi dalla nostra personalità continua a tacere? Possibile che l'averci conosciuto così intimamente lo possa aver segnato così tanto nel profondo? Per dare risposte a queste domande dobbiamo addentrarci in un concetto filosofico che ho messo in rilevanza precedentemente, che ci permetterà di capire non solo la posizione di Rosso, ma quella di tutto il mondo Pokémon. Preparatevi, perché stiamo per parlare di realtà virtuale. Avete mai riso del mondo Pokémon? Banalmente, avete mai trovato divertente che una bicicletta potesse tranquillamente entrare in uno zaino? Probabilmente sì, e questo in svariate occasioni. Perché accade ciò? Perché ridiamo di una bicicletta all'interno di uno zaino? Semplice, perché non ha senso. E soprattutto perché nel mondo Pokémon nessuno si pone il problema. Eppure se ci fosse un dio superiore alla nostra di realtà, probabilmente riderebbe di noi. Pokémon, come ho già detto, è una realtà virtuale e dunque il fatto che in questa realtà virtuale vi siano esseri che sputano fiamme violando ogni legge della nostra termodinamica è giustificato con la classica frase "è solo un videogioco". Ma anche noi esseri umani viviamo, per così dire, in una realtà virtuale. La prospettiva, banalmente, ne è l'esempio più lampante. Un binario composto da due filoni di rame geometricamente paralleli eppure noi li vediamo incontrarsi. Questo perché il nostro cervello non fa altro che rielaborare dati e ricostruire attorno a noi una realtà virtuale che non combacia con ciò che effettivamente la realtà è. Eppure l'idea di vedere in prospettiva ci risulta talmente tanto naturale perché radicata in ciò che noi stessi siamo, che non possiamo fare altro che percepire il mondo in questo modo. Restando ancora più sul banale, una libellula è in grado di vedere la realtà a 360 gradi, che per noi è praticamente inconcepibile. Ci sarebbero tantissimi esempi da fare, tantissime altre riflessioni sul concetto di realtà virtuale, ma il concetto credo vi sia evidente. Insomma, se solo qualcuno ci avesse creati esattamente come noi abbiamo creato il mondo Pokémon, non potrebbe fare altro che trovare divertimento
divertente, il fatto che noi esseri umani non ci rendiamo conto di essere in una realtà virtuale. E analogamente a quello che farebbe questo ipotetico dio, noi ridiamo del mondo Pokémon. Noi creiamo una realtà fisicamente assurda e ridiamo del fatto che all'interno di quella realtà nessuno se ne accorga. Ma è proprio questo il punto. Il mondo Pokémon è terribilmente insensato, ma nessun abitante di quel mondo potrebbe accorgersene perché ci vive. Per gli abitanti di Kanto è perfettamente coerente che una bicicletta entri in uno zaino, perché il loro mondo di fatto funziona così e lo sappiamo perché a crearlo siamo stati noi. Per farvi un altro esempio, anche se tra una nostra partita Pokémon rosso e una partita Pokémon oro passano 10 minuti, per il mondo Pokémon saranno sempre 3 anni perché quel mondo è stato creato con delle leggi di tempo che non sono le nostre. E questo accade perché i programmatori del mondo Pokémon non sono i programmatori del nostro di mondo. Anche il tempo quindi nel mondo Pokémon scorre in realtà in maniera diversa rispetto a come scorre nella nostra realtà. Con tutto ciò si giustifica l'apparente insensatezza di questo mondo. Semplicemente per quanto noi appaia assurdo che tutto debba essere rivolto in nostro favore, per quanto noi appaia assurdo che tutti i personaggi stiano fermi aspettando il nostro arrivo, ciò nel mondo Pokémon è perfettamente coerente con le leggi. E nessun personaggio del mondo Pokémon potrà mai uscire da questa gabbia illusoria e da questa sua realtà virtuale come noi non potremo mai uscire dalla nostra. Nessun personaggio può farlo a meno che non sia un essere umano a calarsi dentro un personaggio. Se noi entrassimo con la nostra consapevolezza e con la nostra visione del mondo dentro un NPC, la cosa non sarebbe affatto diversa da un uomo che sostiene di essere guidato da Dio. Penso che per molti sia già scattata una lampadina. Rosso, lo abbiamo detto, non è un personaggio come gli altri perché dentro di sé accoglie i programmatori, i suoi creatori, ossia gli esseri umani che siamo noi. E noi diamo a Rosso una consapevolezza diversa, che è la nostra. Ed è innegabilmente grazie a ciò che Rosso all'interno del mondo Pokémon ha una marcia in più. E grazie al confronto impari è come se mettessimo a confronto degli uomini con un dio. E tuttavia Rosso appartiene a questo mondo e non ne può uscire in alcun modo. Cosa potrebbe accadere se quella divinità che l'ha controllato d'un tratto sparisse nel nulla? Come reagirebbe Rosso ad un mondo del quale ha visto l'insensatezza tramite altri occhi? Cosa avrebbe da dire in questo mondo? Siamo giunti al punto più alto. Non è un caso che Rosso si trovi sul Monte Argento. Questo non è solo il punto più alto tra le regioni di Kanto e Johto, ma è anche il punto più vicino allo schermo e dunque più vicino a noi che lo abbiamo impersonato. Rosso è, per così dire, diviso tra due mondi. È sì il personaggio di un videogioco, ma con gli occhi è andato oltre. In prima generazione, Rosso è in sincronia con noi, acquisisce il nostro sguardo, si vede da fuori e vede il suo mondo da fuori. Ma nel passaggio tra personaggio giocante e NPC che avviene tra prima e seconda generazione, Rosso non dimentica, Rosso ricorda l'insensatezza di quel mondo che ha visto. Vive quell'insensatezza sulla sua pelle e non se ne può scrostare perché ci deve convivere, perché è nato lì e perché quello è il suo mondo. E allora perché parlare? Perché interagire con Gold quando sai che quelle parole non sono tue? Perché dire qualcosa pur sapendo che il fatto stesso di parlare è una banale contraddizione? Rosso non parla perché non ha nulla da dirci. Soprattutto non ha nulla da dire a Oro, che è nella sua stessa identica situazione e dunque non ha nulla da dire a noi che siamo stati lui. Tacere per Rosso non è l'unica cosa che abbia senso, ma è l'unica che non sia una contraddizione. C'è un aforisma di Nietzsche, un filosofo dell'Ottocento, che ho sempre ricollegato al campione di Kanto. E ci tengo a raccontarvi in breve di cosa parla. Un vecchio incalza il filosofo scettico Pirrone con varie domande circa la sua filosofia, in particolare chiedendogli che cosa sia per lui la grandezza. Pirrone risponde che la grandezza da lui insegnata risiede nella diffidenza verso tutto e tutti, in particolar modo verso il proprio maestro, ossia in questo caso lo stesso Pirrone. Portato però alle estreme conseguenze della propria filosofia, e cioè costretto a diffidare delle proprie stesse parole e infine di se stesso, Pirrone si volta e ride. Tacere e ridere? È questa adesso la tua filosofia? Chiede il vecchio. E Pirrone risponde che comunque la si voglia mettere, non sarebbe di certo la peggiore. Forse è una casualità, ma l'immagine che nella mia testa ha sempre albergato di Rosso e che ho riproposto anche nella serie dei diari è quella di un ragazzo isolato, alienato dal suo mondo eppure ghignante. Ho sempre immaginato Rosso sorridere sul Monte Argento, ma uno di quei sorrisi amari di coloro che sono costretti a osservare una realtà in cui essi stessi annegano. Questo per me è Rosso e questo per me è il suo silenzio. L'afasia più totale, la parola che diventa essa stessa contraddizione di sé, ma che se vogliamo, come dice Pirrone, è anche la sua grandezza. Nessun personaggio giocante ha compiuto il salto che Rosso ha fatto, nessuno è poi diventato NPC. Ed è proprio questo aspetto che forse consegna a Rosso uno status così alto, un valore così assoluto rispetto a tutti gli altri personaggi. Perché diciamocelo, il fascino che Rosso ha esercitato su di noi è sempre stato inspiegabile. Non ha una personalità, è un semplice personaggio giocante e non è di certo il primo ad essere muto. Eppure forse è proprio la combinazione di questi aspetti a renderlo così popolare. Perché forse, mi viene da pensare, Rosso è l'unico personaggio di un videogioco in grado non di comunicare a noi come personaggi del gioco, ma a noi come esseri umani, a noi che stiamo al di là dello schermo e che dunque stiamo nel suo al di là. E lo fa sublimamente, senza aprire bocca.
Come ho già detto inizialmente, probabilmente la verità è molto più scontata. Ma credo anche che lo sia se guardata dal nostro mondo. Quello che abbiamo fatto oggi è stato calarci nel mondo Pokémon e raccontare la mente di un personaggio che non pensa, ma che forse potrebbe pensare, e che se lo facesse vivrebbe le stesse esperienze e le stesse situazioni che vivremmo noi. Abbiamo, credo, dato la spiegazione più bella del silenzio di Rosso. Forse la più plausibile, perché è quella più vicina a lui, quella che tenta di penetrare all'interno del suo animo. Oggi non abbiamo saputo, oggi abbiamo spiegato e lo abbiamo fatto in un contesto in cui la scienza può eseguire ma mai spiegare. Un campo che ha lasciato spazio, inevitabilmente, alla riflessione filosofica. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così ovviamente come al solito vi invito a lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video!